che dovrebbero portare avanti il nome di Marconi e cosa ha fatto Marconi, ha voluto fare un incontro prima di... Immediatamente direi che non so, Cubitta, come facciamo? Vuole, sì, facciamo un saluto. Ecco, allora, passo la parola a Corrado Cubitta, che è rappresentante dei radioamatori, che dimenticavo di dire, hanno qui installato ben due basi marconiane, sì. Una nella loro sede di diciamo dei marinai, l'Associazione Marinai d'Italia qui a Carlo, e una nel museo archeologico che domani mattina andremo a visitare con il principe Guglielmo Giovanni di Marconi. Passo la parola a Corrado Cubitta. Grazie a tutti di essere presenti. Io, a nome del gruppo Radioamatori Caorle e dei gruppi anche presenti qui di Ari Portogruaro nella figura del signor Mario presidente, e di Ari Tiene e Ari altri, nel senso radioamatori presenti, faranno anche, ringraziano il principe della presenza. In questo anno marconiano dei 150 anni noi di Caorle veramente abbiamo fatto il meglio che potevamo, abbiamo registrato un nominativo marconiano, abbiamo fatto un award diploma che è terminato con diversi collegamenti, abbiamo installato già da un anno presso l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia una stazione radio telegrafica con antenne, e con il presidente dell'ANMI Roma ci ha autorizzato e riconosciuto, e abbiamo denominato Marconi Room. Come in tutte le navi c'era la sala radio detta Marconi Room, noi abbiamo voluto nella sede dei marinai fare una stazione e chiamarla Marconi Room, con un centinaio di iscritti, con determinati eventi a susseguirsi nel corso dell'anno, e siamo contentissimi. In più, col direttore del Museo Nazionale Archeologico del Mare di Caorle, anche lì abbiamo voluto dire, io personalmente ho spinto, ho detto un museo archeologico del mare non può avere una Marconi Room, una sala radio. Infatti il direttore è stato contento e ci sarà anche permanente. Non può non avere. E quindi diciamo così, è stato contento e ci sarà un angolino permanente di un corner. Bene. Allora, ringrazio tutti, se qualcuno vuole portare il saluto dei presidenti vari, se eventualmente volete, va bene così. Qui ho una cartellina anche con delle QSL, finisco, grazie, delle QSL, che sa che sono le cartoline di ricevuta risposta, che il principe eventualmente vi firmerà, subito vi firmerà, allora ho bisogno di Gianpietro, se vuoi. Facciamo subito. Sì. Qui abbiamo fatto, allora dicevo, nell'anno marconiano abbiamo fatto un diploma award, e queste sono le cartoline che la dottoressa Barbara Vallotti ci ha autorizzato, riconosce la sala marconiana. Ho questo pennarello, se vuole, e chiunque è radioamatore viene qua, personalizza la QSL. Venite pure, grazie. Dal papà Giuseppe Marconi, dalla mamma Annie Jameson, in questo monastero molto piccolo ad Europa, che sta vicino Biella in Piemonte, dove c'è questa Madonna molto bella, ma soprattutto la vista, c'era cioè una vista meravigliosa, e lui in quel momento vide appunto i fulmini, che era una giornata prima soleggiata, poi dopo tempestosa, che arrivavano, e vedeva la differenza tra l'illuminazione del fulmine e il suono. Lui da lì iniziò a pensare un modo per fare sì che appunto uno potesse comunicare a distanza in maniera invisibile, perché il fulmine e il suono non avvengono contemporaneamente, ma c'è una distanza abbastanza importante, e lui da lì disse, ecco, da questo monastero che è altissimo, domina tutta le valli del Biellese in Piemonte, dice, bisogna fare un modo di trovare questo modello. Ci sono anche le tombe sabaude, bravo. Allora lui, dopo quell'ispirazione di Europa, si abbonò a 15 anni a una rivista, un mensile, che si chiamava L'Elettricità. Ed era un mensile con tutte le teorie sulle comunicazioni. Quindi c'erano le teorie di Hertz, di Maxwell, di Faraday, tutte teorie che però non erano riuscite ad arrivare alla pratica completa della comunicazione. E lui, appunto, grazie a questo mensile, iniziò a ragionarci sopra,
e poi dopo a fare i suoi primi esperimenti, cercando di mettere insieme teorie anche diverse tra loro, ma che potevano arrivare allo stesso scopo, perché la radio è fatta di tre elementi, il trasmettitore, l'antenna e il ricetrasmettitore. Tutti questi altri teorici avevano ideato o una parte o l'altra, lui è il primo che riesce a coordinare tutti questi elementi e nel pratico a passare dalla teoria alla realizzazione. Quindi è questa la grande novità e diciamo la bella follia della radio, insomma.